base di tutto. Questo è il messaggio. Ora che tutto questo, veramente vi invito, perché è un libro molto breve, si può mettere sul comodino, si può leggere un capitolo la sera prima di dormire, uno alla volta, lo si legge molto rapidamente. Vi invito veramente a leggerlo, perché è una suggestione che va ascoltata e va vista. Che tutto questo parta da un, permettimi, ragazzo di 32 anni che ci offre questa suggestione, che mette in movimento il suo spirito poetico per aiutarci a riaprire queste sentieri dello spirito, è molto importante. Io ho scritto una prefazione abbastanza ispirata, ma devo dire che l'ispirazione mi è venuta leggendo proprio il libro, non perché proprio in quel momento avessi così qualche luce particolare, ma il libro è servito per farmi comprendere, per farmi approfondire, per risvegliarmi rispetto a questa realtà. Concludo dicendo, guardate, viene detto che il miglior modo di conoscere, la strada migliore per conoscere è il ricordo, ricordare. Ecco, sforziamoci di ricordare cosa noi siamo, sforziamoci di ricordare le tradizioni del nostro popolo, sforziamoci di ricordare gli antichi insegnamenti religiosi che sono stati trasmessi generazione in generazione, perché attraverso questo ricordo, ripeto, recuperiamo noi stessi, affrontiamo la vita in un'ottica diversa, sentiamo che non siamo mai una individualità sola, ma siamo parte di una comunità, di un popolo, di una vicenda storica, di una missione, e in base a questo la nostra esistenza sarà molto più bella e molto più ricca. Noi vogliamo persone non che sono chiuse in logiche magari moralistiche o magari temono quello che hanno di fronte, ma persone che superano e vincono la globalizzazione e il materialismo, perché hanno una energia, una spiritualità, una forza, una bellezza molto superiore a quello che gli viene offerto. Questo è il messaggio che viene da questo libro, che veramente vi consiglio di leggere. Buonasera a tutti. Dopo queste parole veramente un po' imbarazzante intervenire, grazie, spero di essere all'altezza. Ringrazio tutti i relatori intervenuti, Gianni, Giovanni, Simone, Michele, ringrazio il direttivo dell'associazione Orwell, e quindi Diego, Davide, Jonathan, ringrazio Gabriele, Vittorio che ci ospitano in questo posto, molto bello, ringrazio Gianluca che ci dà una mano sulla parte tecnica. Vedete, quando 2 anni fa ormai abbiamo deciso di fondare questa associazione culturale, era in noi più che altro una domanda di dignità. Dignità di una vita che fosse più piena, più significativa, che fosse all'altezza dei tempi, che fosse orientata ad un progetto e quindi orientata all'azione. Questa domanda di dignità sorgeva e sorge tuttora in noi perché abbiamo consapevolezza della complessità della realtà in cui noi viviamo. Non sarebbe onesto tacere sulle tante cose positive di questa contemporaneità occidentale. Io cito Harari nel testo, Harari afferma che in questa epoca storica l'Occidente, non dico che è riuscito a debellare, ma almeno è riuscito veramente a limitare le conseguenze più negative di quei 3 grandi fattori che nel corso della storia dell'uomo hanno portato la crisi: epidemie, carestie, guerre. Però non possiamo neanche tacere sulle tante criticità, le tante negatività che incombono invece sulle nostre giornate, sui nostri destini, che opprimono le nostre vite e che minacciano il nostro futuro. Mi sto riferendo a tutto quello che può rientrare nella categoria di nichilismo, di materialismo, di relativismo, di individualismo, di globalismo, di derive del liberal-liberismo. Badate bene, non sono concetti filosofici astratti queste, sono forze reali, sono tendenze sociali, culturali, politiche del nostro tempo che entrano nella carne viva nostra e nella carne viva dei popoli. Spesso non ce ne accorgiamo, ma è proprio così. Il nichilismo è evidente, è il nulla che avanza nei nostri giorni. Come afferma padre Julian Caron, è la incapacità di credere nella consistenza e nel senso della realtà che abbiamo intorno. Il relativismo e l'individualismo nel corso di questi ultimi decenni hanno sgretolato i popoli, hanno sgretolato il senso di comunità,
ci hanno fatto perdere di vista, non dico una morale condivisa, ma almeno degli orientamenti condivisi, semplicemente. D'altro canto, globalismo e derive del liberal-liberismo negli ultimi tempi hanno indebolito la politica. Spezziamo una lancia a favore della politica. La politica è stata indebolita nel momento in cui è stata subordinata all'economia, quando invece doveva essere il contrario. La politica avrebbe dovuto continuare a determinare l'economia. E la politica è stata indebolita da queste tendenze nel momento in cui è venuta meno la sovranità dei popoli e delle nazioni, che altro non è che la capacità e la possibilità di questi popoli e di queste nazioni di autodeterminarsi. E questo è qualcosa di sacrosanto, mi pare. Il liberal-liberismo ci ha anche condotto a cambiare il rapporto che abbiamo con l'altro. Chi è questo altro? È la persona che abbiamo più vicina a noi, i componenti della famiglia, della comunità, di un popolo. Il nostro rapporto è cambiato, come afferma Scardovelli, guardiamo all'altro, a chi c'è più prossimo, oggigiorno più che altro come a un competitor, qualcuno con cui competere. E poi insistere sulle libertà individuali ci ha fatto anche perdere di vista ogni forma di vincolo, ogni forma di impegno nei confronti dell'altro. E allora, avendo consapevolezza di questo, noi cerchiamo un'alternativa, ma che non sia un'alternativa individuale. Qui non stiamo parlando in questo libro di religioni private o di piccole sette, noi stiamo parlando della religione e dell'esperienza della religione, perché crediamo che la religione possa offrire delle esperienze che ci aiutano a cambiare il modo di guardare al mondo e all'uomo, un nuovo modo che è appunto alternativo a quello prodotto dalle tendenze che abbiamo appena citato. In questo libro non si parla di dogmi, di scrittura, di scritture, di sacre scritture o di ritualità religiosa. Non voglio rubare il ruolo a Suor Maria che vedo qui presente, non parlo di questo, è evidente. Parlo dell'esperienza, delle esperienze che ci fa fare la dimensione religiosa e spirituale dell'esistenza. Non vado adesso ad elencare tutte le sette esperienze che ho presentato qui, altrimenti farei uno spoiler clamoroso. Ne vado a prendere alcune. L'esperienza di eternità. La dimensione religiosa e spirituale dell'esistenza ci fa fare esperienza nella vita di tutti i giorni di che cosa sia l'eternità. Noi siamo abituati a vivere in un periodo storico in cui il pensiero unico, il modello di vita occidentale nel quale siamo immersi, ci portano a credere che la realtà che abbiamo intorno, l'uomo e il mondo, sia qualcosa di presente solamente nel momento della nostra vita, solamente qui e ora, insomma, e che quindi sono tutte realtà che abbiamo a nostra disposizione, che possiamo sottomettere al nostro capriccio, che possiamo dominare, che possiamo sfruttare per il nostro utile, i nostri bisogni. Se la religione insiste sull'origine e il destino dell'uomo, ad ogni piè sospinto ci fa riflettere sull'origine e il destino dell'uomo, allora riaccende in noi la possibilità di guardare in maniera diversa questa realtà. La realtà diventa adesso, la nostra vita, scusate, diventa adesso una parentesi, una breve parentesi su di una tradizione invece molto più lunga, l'eternità che dicevamo prima. Noi compariamo, ok, in questa realtà che ha un millenario passato e che non ci appartiene, realtà che avrà un millenario futuro che non ci potrà appartenere. Facendo questa esperienza, noi crediamo che cambiamo il modo di guardare alla realtà, perché allora questa realtà diventa qualcosa da rispettare per il passato millenario che ha, per la vita lunghissima, molto più lunga della nostra, che ha prima. E guarderemo alla realtà anche con una forma di maggiore tutela, perché sappiamo che questa realtà noi poi la andiamo a ereditare ai nostri figli, e quindi torniamo a capire che la realtà noi qui l'abbiamo ereditata da chi è venuto prima, dai nostri avi, e la dovremo ereditare ai nostri figli, alle generazioni che verranno. Facciamo un esempio per concretizzare quella cosa lì. Vedete quella cosa lì? La fontana del Calamo. Se noi guardassimo la fontana solamente con gli occhi della scienza, della tecnica, dell'economia, con gli occhi del pensiero unico, del modello di vita occidentale, noi
guarderemo in questa fontana qualcosa che possiamo in qualche modo sottomettere alla nostra volontà, se ci vogliamo realizzare qualche cosa, un centro commerciale può essere in qualche modo sfruttata per i nostri fini, per una ricerca di utile. Se invece noi guardiamo a quella fontana con gli occhi che ci hanno messo addosso le esperienze religiose che abbiamo fatto, beh, noi in quella fontana vediamo qualche cosa che è stato costruito nei secoli, che è stato costruito con la fatica degli uomini nei secoli, e vediamo qualche cosa di stupendo che noi dobbiamo ereditare a chi verrà dopo di noi. Ma parliamo della fontana, ma parliamo di tutto il resto, è uguale, usciamo dalla metafora, parliamo anche delle istituzioni dell'uomo. Allora, se parliamo anche di famiglia, se parliamo di identità di genere, se parliamo di Stato, questi anche sono concetti che hanno una tradizione e che noi dobbiamo rispettare, conservare, tutelare per il futuro e non sottometterli ai capricci di qualcuno o alla volontà distruttiva di qualcun altro. Chiudo, ragazzi, anche perché si è fatta una certa ora, parlare di spiritualità fino a quest'ora magari può essere impegnativo. L'esperienza di ignoto. La religione ci conduce a fare esperienza di mistero, di ignoto. Guardiamo la realtà come la guardiamo tutti i giorni. La scienza sembra abbia definito, analizzato, classificato una volta per tutte la realtà. Non è così? La tecnica sembra aver dominato, funzionalizzato l'intera realtà. L'economia sembra avere monetizzato, come dicevano loro, commercializzato l'intera realtà. L'esperienza della dimensione religiosa e spirituale dell'esistenza invece ci porta a credere che sia sempre presente, persistente in quella stessa realtà qualche cosa che non si dà ancora, qualche cosa di misterioso, appunto un dato di ignoto, qualcosa di inspiegabile, irraggiungibile, ineffabile. Vedete quanto la realtà si può arricchire in questo senso. Prendiamo la nostra casa come esempio. Se la definiamo con gli occhi della scienza, della tecnica, dell'economia, diciamo che la nostra casa è fatta di 5 stanze, ha una soffitta, ha una cantina, misura precisamente 72 metri quadri, l'abbiamo acquistata per un tot di euro. Rimanendo nella metafora, la religione ci spinge a credere che, sai, oltre quella quinta stanza c'è una sesta stanza nascosta, in fondo a quella cantina, a ben scavare, c'è tanto, tanto di più. E questo, secondo noi, sblocca in noi qualche cosa, l'idea di cambiamento possibile, va bene? Se noi guardiamo alla realtà, al mondo e all'uomo che abbiamo intorno, come a qualcosa di definito definitivamente, come a qualche cosa che non ha più un senso ulteriore da ricercare, niente di più, beh, saremo portati a credere che nessun cambiamento, che la realtà sia impossibile da cambiare, sia inemendabile, no? Con gli occhi dell'esperienza che ho appena citato, noi torniamo anche a credere nel cambiamento. E mi rendo conto che questa è una parola tanto abusata dalla politica, che è stata incapace o più probabilmente incapacitata a creare il cambiamento, ma il cambiamento, oltre alla conservazione e alla tutela, significa condurre la società ad un miglioramento e significa addivenire a quel bene comune, concetto anche questo molto abusato da certi strampalati agitatori, ma che per noi è e resta quello che la dottrina sociale della Chiesa dice che sia, cioè l'insieme delle condizioni che permette alla soggettività e alla collettività di raggiungere la sua perfezione. Grazie. Diego, vuoi? Ora ripasso infine la parola a Diego Casaccia. Diego, per un saluto. Ok ragazzi, allora chiudiamo questo incontro salutando i vari esponenti che ci sono qui, da insomma Angelo Leantoni, Fratelli d'Italia, e Emanuele Mazziri. Poi vi ricordo che appunto qua dietro c'è il libro per contribuire insomma all'opera di Marco. Grazie e buonasera.
Pazzieri di Casa Pound, diciamolo. Vabbè, glielo dici tu. Ah, e dimmi scusa, che c'è la possibilità di fare.